cari amici, ho l'onore oggi di intervistare un grande regista, Mario Cosentino. In questi giorni sta preparando il nuovo film che parla di massoneria, Vaticano, mafie occulte, servizi occulti, che praticamente manipolano il nostro mondo, manipolano le tecnologie, manipolano tutto ciò che riguarda banche, vendita farmaceutica e tanto altro. Adesso lascio la parola a Mario Cosentino, così vi spiega quello che gli sta accadendo questi giorni dopo che lui ha incominciato a preparare questo film, e poi vi spiegherà praticamente l'evolversi degli avvenimenti anomali che gli sono accaduti. Lascio la parola a Mario Cosentino. Ti ringrazio per avermi invitato e dare l'opportunità di parlare, diciamo, del mio film e non solo di tutte quelle cose che stanno accadendo. Beh, come dicevi te, sì, è vero, io ho già 5 anni che sono dietro a questo progetto, di cui sono partito proprio, diciamo, poco effettivamente 1 anno e mezzo fa. Già è stato realizzato con trailer di questo film, e ti posso dire, sì, parlerà, diciamo, di questi rapporti tra mafia, massoneria e Vaticano, con tutte queste, diciamo, potenze occulte che non fanno altro che distrarci dalla verità quotidiana, tramite me e media o tramite altre fonti, diciamo, anche come conosci molto tu bene, di queste piccole onde che, diciamo, un po' ci attraversano il nostro cervello e non ci fanno mai ragionare o vedere cose che noi vediamo tutti i giorni, o meno che io vedo tutti i giorni. Che dire, come hai detto tu, beh, diciamo che questo è un film, intanto vorrei sottolineare, non è un film denuncia, questo è proprio un film legato a una storia vera, qui c'è un filo conduttore veramente di un massone intervistato da me nel 2015, il quale lui ha raccontato a me tantissime cose che sono accadute all'interno e all'esterno, e quando se ne è uscito, diciamo, da questo gran loggiato, lui era un ex massone del 33° grado, vorrei precisare il punto, di cui poi, con tutto quello che sapevo io, con quello che ho vissuto anch'io e visto con i miei occhi, sono riuscito a fare un filo conduttore e scrivere sia il libro e la sceneggiatura di questo film, che si chiamerà Conspiracy Code, per chi non sa in inglese sarebbe Complotto in inglese. Ora, se hai qualcos'altro da domandarmi, perché ho tante cose da dirti. Allora, io quando sono stato al convegno qui a Roma, il quale io ti ho ascoltato, ho sentito tutte le cose che tu hai detto e sei molto preparato, certo, in determinati argomenti. Che cosa ne pensi del sistema deviato del controllo mentale? Allora, diciamo che questo fa parte anche di un programma, diciamo, che purtroppo per alcune persone non è mai morto, ma ha sempre lavorato di sottobanco, e diciamo che lo stesso programma è quello proprio di informare e far star male le persone. Ora, ci sono vari modi del controllo mentale che possono essere fatti, io ne conosco alcuni, tu conosci tanti altri, però ti posso dire, sono tutti fatti per un unico motivo, quello di non far pensare con il proprio cervello, ma riempirti il cervello con queste onde di alto o bassa sequenza che siano, cioè ti fanno vedere solamente quello che vogliono loro e ti fanno giudicare solo quello che ti fanno vedere loro. Parlare così tanta gente non potrà mai capire giustamente quello che il tutto che c'è dietro, però io che sto facendo questo film qua, dove lì si capiranno tantissime cose, posso dire che per me il 70% della popolazione è proprio tutta addormentata, non riesce a capire proprio niente. Sembrano come che sono in stato di narcolessia o sono lobotomizzati e che seguono solo dei comandi massonici impartiti attraverso le radiofrequenze. E non solo, tu come saprai bene, anche queste onde possono creare tantissimi danni all'organismo, possono creare l'impotenza, possono non solo l'impotenza, ma possono creare anche mali, tipo cancro, poi arriveremo anche a altre cose che io so, però purtroppo non posso dire tanto perché tu lo sai, vorrei farle scoprire nel mio film, tra virgolette, però diciamo che è tutto, come il mio film, è tutto un complotto studiato a tavolino, come è un complotto tutti questi attentati, tutti questi false flag,
che sono tutti ben studiati a tavolino. Quindi questo poi, se vuoi, possiamo approfondire tutto dopo. Ma secondo te la massoneria deviata utilizza queste tecnologie di spionaggio e di manipolazione per deviare la realtà dei fatti, tipo devia il sistema degli anomali attentati, devia il sistema delle anomali stragi o addirittura dei suicidi indotti? Allora, intanto dipende cosa intendi tu per massoneria deviata, perché io quando parlo di deviazione mi ricollego sempre alla propaganda 2. Bravo, la vecchia bravo, pizza, bravo, la proprio vecchia quello, bravo, bravo, bravo. Allora, io se tu ci fai caso nel mio film, nel trailer del mio film, c'è una battuta detta dal boss mafioso, il quale poi sarà contattato dai civili per combattere questo sistema che si sta inoltrando, che sta controllando tutto il sistema, cioè tutte le strade del sistema stesso, che viene detto una frase che dice: allora quel 10 dicembre del 1981 non è stata sciolta una bella miglia. Quel discorso là viene solamente detto per il semplice fatto che anche se è stato dichiarato che quella propaganda è stata sciolta, hanno sempre lavorato sotto banco. Che vuol dire? Giustamente sai come funzionano i media, sai che loro all'epoca avevano il controllo sia delle maggiori testate giornalistiche, sia dei media stessi, chi si ribellava veniva ucciso e tante altre cose. Beh, io dalla mia esperienza, diciamo, e dalla mia documentazione che mi sono fatta per realizzare questo film qua, posso dire che tutto questo sistema, ma proprio tutto questo sistema, da falsi attentati, da questi sbarchi, cioè sono tutte cose per impaurire il cittadino. Per quale motivo? Allora, giustamente, se fanno vedere che in Francia ci sono gli attentati, in Spagna ci sono gli attentati, e gli attentati vengono sempre etichettati con la colpa di quelli dell'ISIS, allora uno torna indietro e dice: sì, ok, voi sapete che l'ISIS fa questi atti terroristici e questi attacchi, ma perché allora li fate sbarcare? C'è qualcosa che non torna. Va bene? Allora, giustamente loro, impaurendo la popolazione, fanno il gioco stesso, che sarebbe questo qui. Io ti impaurisco, faccio più attentati possibili, perché ricordiamoci una cosa, l'attentato che c'è stato in Francia del Bagradame, cosa che io ho scritto nella mia prima sceneggiatura del film, ancora prima un anno che succedesse o accadesse, già questo l'ho levato e poi giustamente l'ho levato nel mio film. Però questa cosa qui, la cosa strana è che su 1200 persone che c'erano al teatro Bataclan, ok? E di cui vedi solamente un video, che poi senti gli spari, però vedi che più di 200-300 persone erano tutte con il telefonino alzato che stavano registrando. Ora io mi domando e dico: sarà possibile che con 200-300 persone che erano in diretta o che registravano video non ci sia un video di una persona che ha partecipato ed è stata vittima di quell'attentato? Non esiste, perché internet è talmente veloce che quando tu pubblichi una cosa, nel giro di un minuto viene fatto più di 50.000 condivisioni. L'altra cosa qual è? Che di tutta quella strage che c'è stata risulta solamente una fotografia. E questo non lo invento io, se uno va a fare la ricerca attentato Bagradame non trovi. Trovi solamente lo stesso video e la stessa fotografia, non c'è più niente. Potrei dirtene altre, come l'aereo che è cascato dalla Francia si è abbattuto sulle Alpi italiane, che poi hanno detto che lì aveva problemi psicologici il pilota e tutto. E poi, ragazzi, parliamoci chiaro, se no ci si prende veramente per il culo. Cioè, un DC-9 in quella maniera là, che si schianta, che ha due motori larghi 3,50 m di acciaio, i motori, a meno quelli, dovevi ritrovarli. Lì, ragazzi, il pezzetto più grosso era un portellone che era 70 cm. I motori non si sa che fine hanno fatto. Sì, e allora, come li dico bene io, ci stanno prendendo molto bene per il culo. Per quale motivo? Fanno questi finti attentati, magari qualcosa è anche vero, per l'amor di Dio, però la maggior parte sono tutti finti attentati studiati a tavolino. Ti fanno entrare gli sbarchi, in Italia sono entrate 1.800.000 persone dagli sbarchi,
e invece che fermarle le vanno a prendere addirittura nelle loro acque e le portano in Italia. Allora c'è qualcosa che non torna. Se tu sai che il 90% di queste persone possono far parte di questo gruppo terroristico, perché me ne infili in Europa? E te lo dico io perché. Perché giustamente devono spaventare il cittadino. Più spaventi il cittadino e più il cittadino ha bisogno di essere protetto. Quindi, se entrasse in vigore questa nuova militanza che già ha sede a Vicenza dal 2013 e poi viene votata una legge che ti dice dobbiamo microchippare tutte le persone così sapremo tutti gli spostamenti e tutte risulteranno al terminal del computer. Questa è solamente una cazzata galattica solamente per finalizzare e finire questa, diciamo, massoneria deviata che ha sempre lavorato sotto banco. Penso di essere stato un pochino chiaro, no? Sì, ma loro poi ci guadagnano, perché se scoppia un attentato poi diranno ma serviranno delle nuove telecamere intelligenti, ecco che escono fuori milioni e milioni di euro di appalti di telecamere intelligenti. Non solo. Servirà il microchip, ma tutti con il microchip. Bravo, allora deve essere tutto controllato. I nuovi sistemi satellitari che addirittura vogliono creare le smart city, collegare la corrente elettrica ai sistemi wireless per far sì che tutte le persone siano collegate attraverso i telefoni e ogni telefonino diventa una microspia e una telecamera intelligente portatile. E il gioco è fatto. Beh, infatti, ecco anche perché io uso telefoni del 1700. A me un telefono col touch screen o con quello che vuoi te, non lo userò mai e poi mai. Va bene? Ora ritorniamo a quando tu venisti a trovarmi alla conferenza stampa. Ho anche detto il discorso di come funziona, perché loro non sembrano. Però dici, ma com'è possibile che loro ci obbligano a mangiare? Il mangiare che vogliono loro. È tanto facile, perché con tutti questi attacchi, capitali, delle banche che falliscono, le banche che colpiscono i piccoli imprenditori, ok? C'è un sistema vero e proprio. Allora ti dico come funziona, ok? La banca, tu sei okay, un produttore, cioè una ditta grossa, giustamente le banche, il loro scopo è quello di colpire te, ma non è che colpiscono te in primis, colpiscono i tuoi clienti e le piccole imprese che tu fornisci. Colpendo loro, giustamente, tu hai una crisi economica molto alta, perché non lavori più. Automaticamente tu che fai? Ti rivolgi alle banche perché cerchi, magari, con un sostegno, con un finanziamento, di ributtare l'attività attiva. La banca non è che ti dà soldi in contanti, la banca prende, schiaccia dei numeri e ti fa l'accredito. Ma la cosa bella è che dopo che ti fanno questa cosa qui e che sembra che loro ti aiutano, no, loro non ti aiutano, perché loro rimanno a colpire la tua clientela fino a che ti portano al fallimento. Se ti portano al fallimento, le banche si prendono la tua attività. Dici, cosa c'entra questo qua con le industrie, diciamo, che fanno il mangiare? C'entra, e come? Perché? Perché poi queste industrie qua vengono acquistate da chi sta facendo tutto questo progetto di massoneria deviata, ok? E se tu poi ti fanno fare questo debito, ora mi sta sfuggendo la parola, no? Il debito anche che c'è in Italia, che siamo debitori con tutti, no? Lo deve pagare il cittadino, perché al pensionato tagliano la pensione, all'operaio tagliano il suo guadagno. E giustamente, se ti faccio un esempio, se uno prima poteva permettersi ad andare a fare spesa all'esse lunga perché prendeva 1800 euro al mese, adesso si trova lo stipendio tagliato, come è successo in Grecia, dimezzato, vanno a fare la spesa all'IDL. Non dico che l'IDL fa parte di questo sistema, però giustamente loro ti indirizzano e aprono questi discount per dire ok, tu ora prendi 800 euro, deve andare per forza lì a fare spesa. E lì succede quello che non doveva succedere, cioè questo avvelenamento, perché lo chiamo avvelenamento,
cui una persona su tre adesso sta morendo di infarto, due su tre su infarto, una su tre sta morendo di cancro, e sono tutte cose studiate bene a tavolino. Ma credi che utilizzino anche queste tecnologie, cioè le radiofrequenze, le armi ad energie dirette, oppure i farmaci, oppure il cibo geneticamente modificato per fare questo? Allora, per come la vedo io e per come mi sono informato io, ti posso dire che usano il tutto e per tutto. È anche vero che non sono tutti uguali, perché ci sono massoni elogiati molto diversi, come sono molto diversi i Cavalieri di Malta, come sono molto diversi i Templari, come sono molti diversi quelli dell'Ordine di Sion. Sono tante cose. Un pochino, diciamo, uno non può fare tutto nel di un fascio, però questa massoneria deviata esiste, lavora dietro le nostre ombre e nessuno se ne sta accorgendo. Sì, ma infatti io credo che le persone che sottopongono a questi sottopongono sistemi a questi sistemi narcoletici narcoletici ipnotici ipnotici. li rendono dei zombie lobotomizzati in modo che non si devono accorgere di tutto quello che gli sta succedendo intorno. E la gente viene radiopilotata o viene addirittura indotta attraverso anche i mass media, attraverso le Certo. pubblicità, attraverso i social network a credere una forma deviata di tecnologia oppure una forma deviata di pubblicità e la gente segue praticamente il flusso. È come il film Essi vivono, che praticamente le persone venivano tutte quante ipnotizzate attraverso le frequenze radio anche della televisione e praticamente se si mettevano degli occhiali particolari riuscivano a vedere il mondo reale e vedevano proprio tutti i messaggi subliminali e sentivano tutte frasi indotte all'interno del loro cervello che gli dicevano compra, devi comprare. Devi seguire gli ordini del tuo padrone, devi fare questo, devi fare quest'altro. E la gente che si sveglia da questo sistema vede questa cosa, ma quando lo va a dire in giro vengono definiti dei pazzi, malati di mente, schizofrenici o tanti addirittura li inducono al suicidio o muoiono in incidenti anomali. Anomali, come già è successo a tantissimi produttori, come è successo a quello che ha realizzato il film Grey State, come è successo a quello che ha scritto l'altro film di due scrittori francesi, Trovati Morti, come è successo a quello che denunciava il discorso delle Torri Gemelle, che poi è stato trovato morto 2 mesi e mezzo fa, insomma, sua figlia all'hotel di Napoli, non mi ricordo dov'era. Cioè, sono tante cose anomale che succedono. Ma la cosa bella è, non so se tu hai seguito il cartone animato Lupin III, No, c'è questo no, stata una. non l'ho seguita questa cosa. Allora, ci fu una puntata nel 1986, ok, dove la persona che comandava quel villaggio, ok, con l'aiuto del suono delle campane, aveva imbambolato e ipnotizzato tutta la popolazione che lui usava questo sistema qui quando forestieri si avventavano in quella cittadina. Io ci rimasi molto impresso, perché lui al secondo delle campane si riunivano tutti sotto la chiesa, erano come zombie. È E vero, e mi non ricordo penso siano anche, attaccati. no, e hanno fatto anche c'è cioè una parte di un gioco, Resident Evil, dove all'interno di un villaggio le persone sono praticamente tutti zombie. A un certo punto fanno suonare le campane, queste persone si risvegliano da uno stato ipnotico. E entrano tutti Bravo. all'interno di una chiesa e praticamente diventano persone Bravo. inermi. Questa è una scena presa dal cartone animato Lupin III, la stessa scena. Mi stavi dicendo che in questi giorni ti stanno creando dei gravi problemi, proprio perché stai Allora, girando il film. diciamo, come si dice noi a Firenze, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Diciamo che sono state tirate fuori dal mio progetto alcune persone non sono state più chiamate, anche perché giustamente i tempi per girare un film sono, non sono, non è che fai un film in un mese o in 2 mesi, c'è tanta di quella programmazione, anzi, ce n'è di lavoro.
Però diciamo si è creato un gruppetto di queste persone qua che non fanno altro che buttare merda sul mio adoperato e sul film. Cosa che ora io ho mandato proprio prima un'email al mio avvocato, mandandolo nominativi, di cui sto facendo denuncia. E niente, in buone parole ci sono questi gruppi, ma già me ne è successe, di persone che si aprivano profili in Facebook un'ora prima o che minacciavano, ma come sono fatto io lo sai, io a tutto ho sempre dato il mio numero di telefono, se c'è qualcosa da con me, mi chiami, ci incontriamo dove vuoi tu, e io vengo, capito? Però sono sempre tutti spariti, a parte qualcuno ora che hanno fatto gruppi su WhatsApp contro questo film, cioè ne sta uscendo di cotte, di crude, ma io vado sempre avanti. A me per fermarmi mi spara in testa, perché se non mi spara in testa mi vado avanti. Ma infatti non, per me la manipolazione delle persone è anche questo, buttare fango addosso a persone che praticamente cercano di far capire con il loro operato, con le loro ricerche, con i loro studi, quello che è la realtà. E purtroppo quando le persone parlano di questo vengono buttate giù. Io quando ho iniziato a parlare del sistema MK Ultra, del controllo mentale, delle frequenze della manipolazione radiocognitiva, mi hanno bloccato tutti i canali di Facebook, mi hanno bloccato i siti, i blog, addirittura mi cancellavano i video da YouTube. Io dicevo, ma scusa, ma com'è possibile che il video mi è scomparso? L'ho fatto un anno fa, non ha avuto nessun problema, non ha avuto nessun reclamo e il video adesso non c'è più. E purtroppo avevo capito che avevo toccato un argomento scomodo del sistema di radiocontrollo neurale e cerebrale praticamente. È certo. Potrei dirtene, raccontartene quante ne vuoi, comunque è meglio stare un pochino attivi di meglio, anche perché fra non molto dovrò iniziare con questo film. Stanno diventando più i nemici che gli amici. Allora, ti volevo fare un'altra domanda. Che cosa ne pensi del sistema delle scie chimiche? Dicono che anche queste scie chimiche servono per creare una sorta di gabbia di Faraday nell'atmosfera per far sì che la tecnologia HARP possa irradiare le frequenze nell'etere e poi queste frequenze da corrente continua diventano praticamente frequenze in corrente alternata per creare proprio delle manipolazioni mentali o delle manipolazioni cerebrali. Io ti posso dire la differenza che ho trovato io con la Grecia e l'Italia, ok? In Grecia hanno iniziato a fare queste cose qua, la gente già se lo chiedeva e tanti si facevano domande. Tanti scambiavano queste cose qui, diciamo, per questa sorta di roba, vetrata, tipo delle piccole scheggettine vetrate, non so, contaminate da cosa, che venivano buttate da questi aeroplani, ma dicevano loro, allora all'epoca, dicevano, in Grecia, che serviva solamente per il fatto, siccome lì la Grecia viene bruciata tutti gli anni, per non far scoppiare, diciamo, questi incendi. Però ti posso dire che dove stavo io, 22 ore su 24 io morivo dal mal di testa. Io credo pure che la tecnologia del controllo mentale... Non riuscivo a concentrarmi, no, ti dico io, quello che mi è successo a me, non riuscivo a concentrarmi. Sì. Dormivo, cioè io proprio una cosa assurda, era come se mi dassero da dormire e non me ne accorgevo. Ma veramente, proprio ci hanno cazzato, cioè proprio una cosa assurda. No, poi, le frequenze radioipnotiche o radio narcoletiche interagiscono proprio con il cervello attraverso questi sistemi, Sì, ma infatti me ne sono accorto. Incubi durante la notte, insonnia, tachicardia, surriscaldamento del corpo, perdita, addirittura appagamento della vista e tantissime altre cose, ovviamente, che creano proprio destabilità fisiologica, destabilità mentale, addirittura perdita della memoria temporanea. Ma no, io guarda, dico veramente delle cose, no? Vabbè, uno può dire che una cosa è stata combinata fra me e te, ma anzi, te ci sentiamo una volta ogni 2 mesi, 3 mesi. E dico solamente che il discorso della vista, che ho perso vista, questo è vero. Io un pacchetto di sigarette lo metterò a 50 centimetri per leggerlo, per la vicino non leggo più niente. Il discorso la notte non dormivo, cioè insonnia, attacchi di panico che mi prendevano. Oppure che ti posso dire, me ne andavo in apnea, non respiravo più bene, cioè delle cose che poi cambiando casa in Grecia, andando a stare diciamo più in alto, questo mi era sparito,
stando invece in città, ragazzi, era tutta una cosa così, cioè io avevo 22 ore su 24, ma testa. Non sì. riuscivo a concentrarmi, non riuscivo a ricordarmi le cose, che tuttora sinceramente non è che mi ricordo tanto le cose. Eh sì, perché loro lo fanno apposta, perché ti rendono sonnambulo, narcoletico, addirittura... Ah, diciamo anche una cosa, scusami ti interrompo, diciamo anche una cosa, che col discorso della Grecia era anche un discorso diverso, visto che la Grecia non è un popolo di coglioni come noi italiani, tutto quello che fanno, tutto quello che leggano, tutte le leggi che mettono, sì, ci lamentiamo solamente in Facebook, ok? In Grecia invece, a differenza nostra, quando c'è qualcosa che non torna, scendono tutti in mezzo di strada e spaccano tutto. Poi io con questo non voglio dire di uscire e spaccare tutto, mi ci manca solo che mi danno anche questa etichetta. Però dicevano che queste cose qui venivano spruzzate per far star calma la popolazione greca. Del scientifico sto parlando. Potrebbe essere dei farmaci che sono in odore, in sapore, vengono irradiati sulla popolazione, la popolazione entra in assefazione di questo, oppure un aerosol che praticamente viene immesso su tutta la città, su tutta la popolazione, sì, le persone diventano... Ricordi che davano il bromuro ai militari per farli stare calmi? Bravo. Quando ero a Mogadiscio io con la Folgore, cioè, ti posso dire che di cose ne ho viste di cose di queste. Comunque, chiudiamo parentesi. Un'altra cosa importante qual è? Che, giustamente quel progetto di scie chimiche, diciamo, non ha funzionato sulla Grecia, per quale motivo? Perché quelle scie chimiche devono essere composte di questi materiali, diciamo, di canaco o tante altre cose mescolate insieme che dovevano addormentare la popolazione. Cosa che col greco è difficile che funzioni, perché il 75% della popolazione si fa canne dalla mattina alla sera. Io c'ho gente che uno spiega a 70 anni e fumano come disgraziati. E non gli faceva effetto, anzi. Questo te lo dico ridendo, perché tutte le volte che ci penso mi viene da ridere. Sì, ma la cosa che loro gli interessa principalmente, credo che vogliono creare la dipendenza anche. Perché se te crei la dipendenza a 10 milioni di persone in Italia, queste persone le induci a comprare i gratta e vinci. Se te induci la dipendenza a comprare la droga, la gente va a comprare la droga. Oppure se crei 10 milioni di mal di testa, pensa quanta gente andrà a comprare i farmaci. E lì è tutto. Ma è come il discorso che arrivano, ti inventano gratta e vinci e poi ci scrivono: il gioco può causare indipendenza. Ti vendono le sigarette e per farsi il culo ti dice il fumo si provoca astinenza, cazzi e mazzi. Cioè, grazie al cazzo, sarei bravo anch'io a buttare la bomba atomica e poi dire: scusate, ho sbagliato, volevo pigiare l'altro bottone. Sì, ma pure sui cellulari tra un po' metteranno questo. Sui telefonini cellulari metteranno cellulari e crea tumori. Tu sai come sono fatto io, cioè io gli vado un culo a tutti, perché io uso il telefono del 1700 e manco me ne frega andare a comprarmi di ponte, dai ponte, cazzo e mazzo. Io mi telefono direttamente ricevere e chiamare. Certo. Io telefoni che si accendono la notte, che ti registrano, computer che si accendono con la camera, cioè io queste cose lì mi sono rotto con gli occhi proprio, figurati. E avevo un telefonino che mi regalava un Samsung, un touchscreen, e l'ho sbattuto in muro perché si accendeva da sola la notte, ti dico altro. Eh sì, io infatti tengo la telecamera coperta del portatile, perché no, ma io guarda la differenza, io la mia faccia la metto da tutte le parti. Sì, solo che a me è successo che mentre parlavo con delle persone tramite Facebook mi si è accesa la telecamera e sono partite delle registrazioni. Allora io ho detto: ma com'è possibile che mi stanno partendo delle registrazioni che io la telecamera ce l'ho spenta? Mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava praticamente. E va bene. Come purtroppo non ho visto l'orario, ma ho fatto tardi veramente, devo scappare. Vogliamo dire se vuoi la cosa che posso dire io è di vivere la vita come la vivevamo una volta, senza stare a farci impapucchiare il cervello a tutte queste cose, Facebook, Skype, cazzi, mazzi, perché ora basta. La bella è vita da vivere, e se c'è una persona accanto, magari di dare più attenzione alla persona che hai accanto, no a quella che si mette in costume o a quelli che mettono la solidarietà per i paesi colpiti, perché tanto sono tutte stronzate. È vero. Allora, cari amici, ringrazio il regista Mario Cosentino, che
ci ha dato la possibilità di fare questa intervista. E aspetteremo, praticamente dopo la pubblicazione di questa intervista, aspetteremo un'altra seconda intervista e parleremo di altri Certo, argomenti. che non mancherà. Io ti ringrazio per ora e saluto tutti gli spettatori che sono in linea ora. Ok, ti Un ringrazio abbraccio a moltissimo. te. Grazie, grazie, Ciao, grazie, grazie. ciao.